un'opera pittorica ragguardevole, dipinta da Benozzo Gozzoli nel 1450, venne donata al Papa Pio IX come contropartita per la concessione del titolo di città proprio a Montefalco. Rosario Carello. Dopo 167 anni nei quali ha portato alto il nome dell'Umbria nella Pinacoteca Vaticana, la Madonna della Cintola di Benozzo Gozzoli torna a casa. Una storia straordinaria che inizia nel 1450 a Montefalco. Benozzo Gozzoli è l'allievo prediletto del Beato Angelico. Realizza per una pala d'altare questa Madonna circondata da angeli mentre passa la cintola appunto ad uno scettico San Tommaso per provare la sua assunzione al cielo, mentre nella predella compaiono altri momenti della vita della Vergine. Un capolavoro che quattro secoli dopo, nel 1845, viene regalato a Papa Pio IX come ringraziamento per il titolo di città conferito a Montefalco. Da allora è rimasto in Vaticano. Ora si prepara a tornare in una mostra allestita nel Museo di San Francesco dal 18 luglio al 1 gennaio. 6 mesi a casa, nei quali la vedremo restaurata dopo un intervento da 60.000 euro finanziato dal Comune, dalla Coop Sistema Museo, del Lions Club di Foligno e dal Consorzio Tutela Vini di Montefalco. Abbiamo voluto con tutte le nostre forze poter restaurare quest'opera così importante, questa pala d'altare. Non è stato facile, è un progetto molto ambizioso anche dal punto di vista economico. La sintesi di tutto questo è che pubblico e privato, se coniugati insieme, possono dare grandi risultati.